momenti di forte tensione sui social. L'esperta di Cronaca Rosa e di televisione Deianira Marzano, che sul suo account Instagram conta quasi 500.000 di follower, ha riportato una segnalazione che una fan le ha spifferato in direct riguardo Beatrice Luzzi. La icona del Grande Fratello 2024 l'ha attaccata con ira. La seguita e nota voce del web in realtà si era semplicemente limitata a fare ciò che fanno sempre tutti i suoi colleghi di tastiera, riportando parole, si prive di fondamento, ma comunque non sue, e pubblicando il messaggio in questione. Però Beatrice Luzzi si è ribellata scatenando un vero e proprio caos sui social. Come vicina di Ombrellone mi sono beccata una conoscente romana della Luzzi, mi ha fatto vedere foto a cena con lei e mi ha dato un mezzo scoop che non so se ti interessa. Luzzi e Menozzi si sono incontrati a Milano due volte da quando il Grande Fratello è finito, però lei non lo ha mai reso pubblico, perché deve tenersi buoni i Beabaldi e se sei che se uscisse succederebbe un casino. Mi ha anche detto che nonostante gliene abbia combinate molte a lui ci tiene, l'affetto non è mai svanito, la segnalazione su Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Vabbè, sono amici e non c'è niente di male, aveva soltanto scritto Deianira Marzano. È bastato ciò a scatenare l'ira dell'attrice. Sarà la prima ed ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa signora al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri. Ciò che scrive, e come tutte le cose che ha supposto o dato per certe in passato, sono prive di fondamento. Non ha mai dimostrato affidabilità. Non ha credibilità. Invito a smettere di seguirla. Dice solo baggianate. Non risponderò più. Non merita un istante del mio e vostro tempo, il suo post al vetriolo. Amo Bea, però così ha esagerato, ma è il lavoro di Deia, si ribellano anche dei fan della star del Grande Fratello 2023.